ma sai che io sono il giocatore più perdente della storia? No, no, ti spiego il ragionamento. Tenido que jugar contra todos los mejores en tu carrera, sí. Se enfrentaba a todos los mejores de distintas épocas. O sea, sé con seguridad que en esta carrera te ha tocado enfrentar a Maradona. C'erano dei giocatori molto forti che poi dopo hanno fatto la storia del Milan. Posso citare Baresi, Costa Curta, Filippo Galli, Tassotti, Evani, tanti giocatori ottimi. Sono molto sani, no? Sono quasi 20, sì. Quasi 20 da professionista e considerando anche le giovanili, sono dal Milan dal 78, quindi sono 25 anni. Sempre qua? Sempre qua. Io ho vinto tantissimo, ho vinto 500, però ho perso 3 finali di Champions League. Ok? Pero no es fácil jugar viniendo perdido en el Milan, sí. Y en primerísimo nivel, ¿no? Yo creo que la cosa importante para mí sea mantener comunque el nivel. ¿Y en la selección italiana cuántos partidos te lleva? 126, sí. Anche lì record, tante belle soddisfazioni. Ho iniziato la prima squadra, è stata proprio il Milan quando avevo 10 anni, quindi non ho avuto altre esperienze e sono anche contento di questo. E diciamo che quando ho iniziato il Milan non era ancora una squadra di livello internazionale. Has tenido que jugar contra todos los mejores en tu carrera, sí. Has enfrentado a todos los mejores de distintas épocas, o sea que tu opinión sobre Maradona es muy valiosa. Absolutamente sí, anche perché lui ha giocato in un calcio già molto atletico, dove anche lui, pur non essendo molto alto, fisicamente era fortissimo, era difficile anche prenderlo. Magari dargli una botta, ma era comunque molto molto forte, quindi è stato assolutamente il giocatore più forte. Ho fatto una semifinale in Italia, una finale negli Stati Uniti, è un peccato, però è stata comunque una bella esperienza. Es verdad, llegaba a las dos finales y sí. Ninguna no se dio por una circunstancia que fue por los penales, sí. Y en la otra en el último minuto. En el último minuto, sí, en el minuto de recupero. Ma sai que yo soy el jugador más perdente de la historia. No, no, te spiego el ragionamento. Io ho vinto tantissimo, ho vinto 500, però ho perso 3 finali di Champions League, ok? Una finale di Supercoppa Europea, 3 finali di Coppa Intercontinentale, perso, una finale di Mondiale, una finale degli Europei, una semifinale di Mondiale, e poi ti posso andare avanti, no? Io no, no, con la, no, con la nazionale basta, ho fatto 15 anni belli, pieni di esperienze importanti per me, però credo che sia giusto a un certo punto dire basta. È una situazione difficile, però è una decisione che ho preso pensandoci tanto, è una decisione anche sofferta, perché comunque io in nazionale sto bene, sono amato, mi trattano tutti benissimo.
quindi ho avuto la fortuna, no, di vincere tanto, e quindi ho visto tutte queste finali perse come una cosa che fa parte del gioco, e quindi sinceramente ho accettato. Tu giocando contro gente come, non so, Platini, Rummenig, non so, Boni, che tanti buonissimi giocatori, però Maradona andava proprio oltre questi giocatori. Naturalmente la mia esperienza grande di vita l'ho avuta nel calcio, mi piacerebbe metterla a disposizione.